L'Italia dei Valori non ha difficoltà ad ammettere che la gestione del presidente Fini sia stata molto più oculata di tante precedenti. Manca però, sia nel bilancio della Camera che nel bilancio del Senato, quel segno di discontinuità, di rottura, quella operazione chirurgica che fa capire al Paese che i parlamentari, innanzitutto e prima di tutti, si pongono il problema della crisi e l'affrontano con una cintura da stringere a livello sostanziale. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori siamo molto critici sulle soluzioni prospettate. È davvero assurdo e rasente il ridicolo, se non fosse drammatico purtroppo, che nel mentre in Italia non ci sono i soldi per i servizi sociali essenziali, si continua a portare avanti delle guerre in nome di una pace che non c'è e che continua invece ad alimentarsi la guerra proprio grazie al fatto che si continua ad andare in Libia piuttosto che in Afghanistan con le bombe piuttosto che con la politica. Quando c'è una crisi bisogna affrontare il problema dalla testa, cioè da questo governo che ci fa perdere di credibilità nazionale e internazionale e quindi sul piano economico e finanziario nessuno si affida a noi. Crisi di governo. Scioglimento delle Camere, elezioni anticipate, è la prima e unica ricetta perché anche da noi, come in Spagna, si possa ridare una rinnovata credibilità alle nostre istituzioni.